Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team, eccezionalmente registrato di sabato. Sì ragazzi, sono in pigiama, è ancora prestino, non ci avevo proprio voglia sinceramente di sbattermi a cambiarmi per registrare un video su Dream Team. Campania Derby d'Italia, inizia quest'oggi la club. Come già detto settimana scorsa, è particolarmente attenta a queste date, allora ha ben deciso di sfruttare la sua doppia collaborazione con l'Inter, e la Juve per proporci questa campagna discretamente interessante. Tra parentesi, è già stato confermato, la seconda parte di questa campagna, ovvero un banner con, i giocatori dell'Inter che dovrebbero essere Zanetti nella sua seconda versione, Ibrahimovic nella sua seconda versione e soprattutto l'uomo vero Rio Ishizaki. Però procediamo un attimino per ordine. Allora, aggiunta la Challenger Road a partire dal 5, quindi lunedì ci sarà un nuovo scenario dedicato alla Challenge Road. Molto contento di questa cosa, l'ultimo scenario mi è piaciuto abbastanza. Preavviso, ritorno della vecchia estrazione dei giocatori della Juventus. Questi sono quelli usciti, cos'era, a giugno mi sembra, che avevano fatto la prima campagna della Juve. Quindi torna Bacchus, torna Del Piero e torna Gentile. Bacchus interessa relativamente, credo, più o meno a nessuno. Del Piero e Gentile, secondo me, nelle loro relative squadre sono abbastanza ancora giocabili. Se siete tra quelli che ancora si divertono a provare delle formazioni monocolore, Gentile in generale, comunque un bel difensore al di là di tutto. Questo banner tornerà al 6, quindi martedì a questo punto, e sarà un banner a 6 step. Grazie al piffero, verrebbe da dire, sono giocatori anche vecchi di 6 mesi. Ci mancherebbe anche che mi mettevano un banner a 9 step. Scendendo per lo sprigionamento delle abilità latenti di Yuga, che ancora non ho visto, quindi magari adesso andiamo a dargli un'occhiatina veloce. Non l'ho ancora fatto naturalmente, però possiamo già darci appunto un'occhiatina rapida. Allora, segna almeno 3 gol senza subirne e vinci. Grazie al piffero, se ne devi fare 3 non ne devi subire, per forza vinci. Giocatori dei club italiani, tutti i parametri più 100%, quindi abilità dei giocatori dei club italiani raddoppiati. Giocatori di tipo agilità, tutti i parametri più 50%. Sto pensando se ho una qualunque versione di Bacchus di tipo agilità, ma non mi risulta. Ero già in ottica portiere, quindi metterò boh, probabilmente Morisaki, perché è l'unico portiere di tipo agilità valido che ho. Occhiatina veloce all'avversario per capire se la squadra ha particolari punti di forza. Allora, 2 milioni e 2, che ormai è lo standard, 50% di bond, 30% di scudi, quindi come sempre non è debuffabile. Van der Sar in porta non ha abilità particolari, quindi gli si può segnare praticamente in qualunque maniera. Difensore col bonus contro giocatori del Rising Sun, chi se ne frega, tanto dobbiamo utilizzare giocatori dei club italiani contro giocatori nordamericani. Gentile contro giocatori nordamericani, perché sto pensando se c'è qualche attaccante nordamericano o latinoamericano dei club italiani, ma così sinceramente su due piedi non mi viene in mente nessuno. Poi niente. Contro giocatori del Rising Sun, chi se ne frega, contro giocatori nordamericani, ce l'hanno su contro i latinoamericani e i nordamericani, va bene. Zidane niente, Del Piero niente, Yuga è quello che dà il bond, che dà lo scudo, si sapeva, e Inzaghi niente. Non pare un evento particolarmente difficile, anche senza questi ultimi nuovi giocatori dei club italiani. Se avete anche qualche giocatore vecchio, è riuscito a mettere giù una formazione senza giocatori del Rising Sun, in teoria si dovrebbe fare abbastanza agevolmente. E chiudiamo la carrellata di notifiche con, vabbè, l'arrivo di questo nuovo banner dei giocatori della Juventus, che sono Inzaghi, Davids, Trezeguet e Yuga. Ripeto, io li chiamerò sempre con i loro nomi originali perché tanto quelli sono. Un bonus accesso in realtà abbastanza blando, devo dire la verità. Le uniche dreamball che otterremo da questo bonus d'accesso le otteniamo oggi, sono a malapena 5 dreamball. Potevano sbattersi un attimino di più, visto che c'è stato il Dreamfest tipo 3 giorni fa, che è tuttora in corso, e poi una serie di pacchetti nel negozio. Vabbè, quello oggettivamente chi se li vuole vedere vada a vederseli. Venendo velocemente all'analisi dei nuovi giocatori, allora partiamo da
Super Pippo Inzaghi, attaccante di tipo agilità, quindi particolarmente utile per questo nuovo evento che abbiamo appena visto. 1252 punti di stamina, 44 d'attacco, quasi 50 di forza fisica e 21 di difesa. Vabbè, difesa non consideriamolo neanche, concentriamoci un attimino sull'attacco. 17-8 di tiro è discreto, non è paragonabile a naturalmente gli ultimi tiratori del gioco. Abbiamo ancora tutti sotto gli occhi le statistiche di Ino, le statistiche oggettivamente non sono minimamente paragonabili. E vabbè, dribbling e passaggio anche tutto sommato sono giusto appena appena accettabili, visto così sembra un giocatore fatto apposta per l'evento. Però un attimino, maestro dell'area di rigore, dentro l'area di rigore parametri più 30%. Ok, col 30% effettivamente inizia ad avere statistiche interessanti, ma non dovrebbe essere sufficiente se quello fosse il suo unico boost. Giocatore di tipo agilità, tutti i parametri 28%, un tiro alto, un tiro basso e un tiro raso terra. Linearissimo. Maestro dei pronostici, se prevede vince un contrasto, parametri più 10%, è qualcosina, ma anche qua è abbastanza poco oggettivamente. Consumo di stamina ridotto per le tecniche speciali, va bene. Sigilla una tecnica speciale dell'avversario con cui avviene il contrasto, va bene. Annulla un sigillo delle tecniche speciali che ha subito, per fortuna aggiungo io, perché non è che Inzaghi abbia proprio 12.000 versioni per potergli insegnare tecniche differenti. Davids, che mi dicono tutti essere il miglior giocatore del pacchetto, centrocampista difensivo di tipo resistenza, 1225 punti di stamina, 44.006 d'attacco, 45.006 di difesa, 50.006 di forza fisica. Ha un bel dribbling, un bel passaggio per essere un mediano, ha un ottimo contrasto e una discreta intercettazione. La forza fisica buona in tutto, 17 velocità, 17 maestria, 16 di potenza. Ci può stare. Più 28% a tutti i giocatori di tipo resistenza all'abilità di squadra. Colpo vigoroso, maggiore la stamina e maggiore la potenza delle tecniche speciali, massimo 30%, 20%, pardon. E ok, considerando che ha già delle belle tecniche, è un bel boost. Incoraggiamento con attaccanti e centrocampisti offensivi. Se vince o contrasto, attaccanti e trequartisti della sua squadra, parametri più 5%. Premio di consolazione se perde un contrasto, avversario del contrasto, potenza delle tecniche speciali, meno 10% all'utilizzo della seguente tecnica speciale. E soprattutto un bel autointercetto. Purtroppo solo al 60%, un po' bassino, però nel complesso finalmente un centrocampista difensivo che pare essere in grado di fare il centrocampista difensivo, non è che ci voleva molto. Yuga, attaccante di tipo resistenza, perfetto se avete trovato l'ultimo Ino. 1170 punti, 45.8 d'attacco, 29.9 di difesa, 48.100 di forza fisica. Statistiche offensive viste così sinceramente nulla di eclatante, anche il tiro tutto sommato abbastanza basso. Difesa appena appena sufficiente, forse neanche per i parametri che girano di questi tempi. Avrà dei boost stratosferici da qualche altra parte, se no non si spiega. No, con 5 più giocatore dei club di tipo resistenza, tutti i parametri più 28%, animo inarrestabile. Finché non segna, ogni volta che fallisce un contrasto col portiere, un tiro in porta, utilizzando una tecnica speciale, più 30%. Fino a una volta l'effetto continua anche dopo l'intervallo, quindi basta fargli parare un tiro con una tecnica speciale al portiere per ottenere un 30% di boost. Sì, ok, col 30% effettivamente al secondo tiro ci può effettivamente stare. Colpo estremo, se usa una tecnica speciale di tiro all'interno dell'area di rigore e il portiere para la palla, parata del portiere avversario meno 10% fino alla fine del prossimo contrasto col portiere, quindi praticamente fino alla parata successiva. Quindi anche un debaffino che rompe abbastanza le scatole e che aiuta anche i compagni di squadra, perché credo che il 10% si applichi poi non solo quando tira lui, ma dopo che lui ha tirato il 10% dovrebbe applicarsi anche ai tiri dei compagni di squadra. Killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 30%, tutti fatti ad hoc per Muller, tutti proprio fatti su misura per Muller. Potenziamento del range del movimento del dribbling, se il dribbling ha successo distanza di movimento per 3, vabbè, il dribbling effettivamente è abbastanza discreto, l'unica cosa è che l'avversario secondo me un attimino se lo aspetta anche.
Chiudiamo quindi con Trezeguet, 1163 punti di stamina, attaccante di tipo tecnico, 42.000 d'attacco, 31.500 di difesa, 44.900 di forza fisica. Allora, statistiche d'attacco sono oggettivamente penose e anche la forza fisica effettivamente non mi sembra un granché, addirittura 13.800 di tiro, quindi avrà qualche boost sicuramente su... Allora, con 5 più giocatori del club tipo tecnico, parametri più 25%, l'unico non avere il 28%, più sono i giocatori del club in campo, maggiore il bonus ai parametri, massimo 30% fino a 3 giocatori. Molto facile da attivare, ma non basta il 30% per rendere sufficienti quelle statistiche. Tiro raso terra, dribbling e 1-2 che si può fare con tutti, legame al 7% con 3 più giocatori dei club, quindi neanche 7,5%, contro giocatore del Rising Sun, parametri più 10%, killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 30%, immunità alla nevicata e al manto di neve. Mi sento abbastanza di dire, senza dubbio di smentita, che Trezeguet effettivamente tra tutti è il peggiore. Detto proprio terra a terra, fa abbondantemente cagare, sarà sicuramente utile per qualche evento con la nevicata e il manto di neve, ma ragazzi, fa veramente pena il povero Trezeguet. Comunque, allora, capitolo estrazioni, quella da 30 sapete che non si nega mai a nessuno. Io purtroppo ho già buttato via un giro più del dovuto sul banner di Ino, sul Dreamfest, senza aver fortuna, però diciamo che almeno fino al terzo step, quello con l'SSR garantito, posso arrivarci. Vorrei tenere qualcosa da parte anche in attesa del banner dell'Inter, per vedere come sarà il banner dell'Inter, e soprattutto sapete che io ormai mi tengo sempre parato per la Dream Collection qualora dovessero rimettere Salinas. Per i pool però, come sempre, vi lascio al prossimo episodio di Pullamelo Tutto, visto che ci ho fatto una rubrica apposta per le estrazioni. sfruttiamola a dovere. Quindi per oggi è tutto, pace belli, alla prossima.